Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che ovviamente apriamo tornando sul caso dell'omicidio di Alessandro Neri, perché ieri sono andati avanti fino a sera inoltrata gli interrogatori dei fratelli di Alessandro all'interno della caserma del comando provinciale dei Carabinieri di Pescara. Paolo e Massimiliano Neri erano all'estero nei giorni della scomparsa del fratello. I carabinieri li hanno interrogati per continuare a scavare nella vita familiare e nei rapporti tra i La Maletto, il servizio di Alfredo Privano. Paolo Neri Junior era appena rientrato da Dublino, Massimiliano da Miami. I carabinieri di Pescara non hanno perso tempo e ieri pomeriggio hanno chiamato a testimoniare nel comando provinciale i due fratelli di Alessandro Neri. Il 28enne di Spoltore, ucciso lunedì scorso a colpi di pistola, è ritrovato giovedì sera senza vita all'interno di Fosso Vallelunga, alla periferia sud di Pescara, ucciso con due colpi di pistola. Gli inquirenti continuano a scavare nella vita di questa famiglia di imprenditori che ha rapporti d'affari e familiari sia in Italia che in Venezuela. I due fratelli hanno aiutato i carabinieri a ricostruire ed approfondire anche le frequentazioni e le amicizie di Alessandro, non tutte limpide per la verità, alcune legate alla frangia più estrema della tifoseria del Pescara. I fratelli Neri, accompagnati dal papà Paolo e dallo zio Antonino Idà, hanno lasciato il comando provinciale attorno alle 19:40, evitando i giornalisti e i fotografi. Bocche cucite per una famiglia che ha sempre rispedito al mittente i rumors su dissidi interni per questioni patrimoniali, soprattutto tra i La Maletto, la famiglia materna titolare della tenuta Feuduccio di Orsogna. Comunque resta sempre sotto la lente d'ingrandimento il rapporto tra il cugino Gaetano, che si trova all'estero e al momento irreperibile, e Alessandro, con il quale in passato ci sono stati litigi e dissapori, forse legati alla gestione degli affari di famiglia. Dopo le acquisizioni di materiale e di computer in casa Neri e Spoltore, a breve torneranno a Pescara i carabinieri del RIS per analizzare a fondo i due SUV sequestrati ai La Maletto nella villa dei nonni materni a Giuliano Teatino e nella tenuta di Orsogna. RIS che avevano già passato al setaccio la 500 rossa di Alessandro, con la quale lunedì scorso il ragazzo aveva lasciato casa per l'ultima volta e misteriosamente ricomparsa mercoledì mattina in via Mazzini davanti la pizzeria Maruzzella. Intanto la comunità venezuelana in Abruzzo si stringe attorno alla famiglia Neri e fa sapere che sarà presente al funerale di Alessandro con la bandiera del Venezuela. I rappresentanti all'interno del CRAM Abruzzo sottolineano che questo è il momento di tacere ogni sentimento pressione personale, che non aggiunga nulla alle indagini e che si risolva solo nel pettegolezzo. Ancora cronaca, due arresti per furto nei cantieri operati dai carabinieri dell'Aquila. I due romeni spogliavano gli appartamenti che stavano per essere restituiti ai proprietari. Sono stati arrestati per furto aggravato e ricettazione. A casa di uno dei due i militari dell'arma hanno trovato caldaie e altra merce rubata. Il servizio di Daniela Rosone. Due romeni, Alexandru Palan e Bibol Ciprian, sono stati arrestati dai carabinieri dell'Aquila per furto aggravato e ricettazione, trovati a rubare nei cantieri della ricostruzione dell'Aquila, in particolare in un cantiere del centro storico in via Sala. A coordinare l'operazione è stato il capitano della compagnia dell'Aquila, Francesco Nacca. I due sono stati colti dai militari in flagranza di reato. Avevano appena sottratto da un palazzo che stava per essere restituito ai proprietari dei punti luce completi per un valore di circa 5.000 euro. Nel corso però della perquisizione nell'abitazione di uno dei due romeni è stata trovata altra merce sottratta in appartamenti ristrutturati che stavano per essere riconsegnate ai proprietari. Un gran numero di caldaie, materiale edile elettrico, maniglie di porte per un valore che i carabinieri in queste ore stanno ancora quantificando. In pratica i due spogliavano gli appartamenti in via di restituzione ai proprietari, appena ricostruiti, con materiale e finiture nuove di zecca. I due romeni avevano precedenti penali, uno dei due risiedeva in città, l'altro senza fissa dimora. Ancora a cronaca, non c'è stato nulla da fare per l'operaio rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un grave incidente sul lavoro alla cartiera di Avezzano. L'operaio Marco Di Donato, 43 anni, stava manovrando un mezzo quando è rimasto coinvolto nell'incidente. Vediamo il servizio.
Aveva 42 anni, quest'anno, nel 2018 appena cominciato, ne avrebbe compiuti 43. Marco Di Donato, originario di Avezzano, è deceduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17:30-18, letteralmente schiacciato da un carrello elevatore. L'incidente è avvenuto alla cartiera Burgo, mentre l'uomo era intento a svolgere le sue mansioni lavorative. La Marsica si veste così di lutto e piange una nuova morte bianca, l'ennesima. La tragedia si è consumata all'improvviso e l'uomo è apparso fin da subito in condizioni gravissime. Sul posto il personale del 118 ha corso tempestivamente, che ha provveduto a trasportare il 42enne in ospedale. Lesioni gravissime quelle riportate dall'uomo, che hanno riguardato il torace e la testa e che sono state purtroppo fatali. Marco Di Donato alla fine non ce l'ha fatta, nulla hanno potuto fare i medici poiché l'uomo è spirato poco dopo i danni fisici riportati dall'accaduto. Al momento del fatto i dipendenti della cartiera sita al nucleo industriale di Avezzano stavano lavorando sulla riconversione di una linea produttiva, un'attività logistica e manutentiva. Sul posto sono intervenuti inoltre i carabinieri della compagnia di Avezzano, coordinati dal capitano Pietro Fiano, e il personale dell'ispettorato dell'ASL per la sicurezza sul luogo di lavoro. Sull'accaduto è stato aperto un fascicolo processuale, intanto tantissimi sono i messaggi di cordoglio giunti il giorno dopo il dramma, quando è ancora impossibile metabolizzare la tragedia consumatasi nell'attimo di un istante. Federciclismo L'Aquila ha espresso il suo cordoglio e donato l'ultimo saluto a Marco in una nota inoltrata alla stampa. Scompare un amico e un punto di riferimento importante, un ragazzo che è stato un valido atleta, sempre disponibile e vicino al ciclismo. Con queste parole Fernando Ranalli, proprio a nome del Comitato Provinciale L'Aquila della Federazione Ciclistica Italiana, ricorda Marco Di Donato. La sua scomparsa ha rattristato tutti i cicloamatori abruzzesi che in tante gare e manifestazioni avevano avuto modo di conoscere la bontà di questo ragazzo. Al papà Antonio, consigliere provinciale della FCI, e a tutta la sua famiglia esprimo il più profondo cordoglio a nome di tutto il movimento ciclistico abruzzese. Cambiamo adesso decisamente argomento. WWF e Legambiente hanno presentato oggi a Pescara le iniziative legali messe in atto per contrastare il progetto del cementificio a ridosso di Punta Aderci a Vasto e della centrale SNAM in zona sismica 1 a Sulmona. Paolo Renzetti. WWF e Legambiente al lavoro anche ad un punto di vista legale per dei ricorsi che avete presentato e che presenterete per quanto riguarda la centrale SNAM di Sulmona e il cementificio nella zona di Punta Aderci. Avvocato, qual è la situazione al momento? Per quanto riguarda Punta Aderci abbiamo già notificato il ricorso al TAR sia al Comune di Vasto che alla società proponente, la Escal di Manfredonia Foggia. Noi ci lamentiamo che il provvedimento di autorizzazione alla vinca, alla valutazione, sia stato pieno di errori che hanno riguardato violazioni di legge, cioè in sostanza il Comune di Vasto non ha tenuto conto di tutta la normativa di livello sovranazionale, nazionale e finanche regionale per esprimere il parere, con ciò andando contro questo e quindi secondo noi il parere, l'autorizzazione deve essere annullata, anche perché poi a parte le violazioni di legge ci sono anche degli atti che non hanno considerato per esempio la situazione dei camion, quindi più degli eccessi di potere. Quindi, per quanto riguarda invece il ricorso nei confronti del metanodotto SNAM, inizialmente l'avevamo abbozzato, poi con l'ultima autorizzazione resa qualche giorno fa dal Ministero, chiaramente le cose sono cambiate, adesso dovremo rimodulare, insomma, diciamo pure rifare il ricorso. In totale sono 50 gli interventi di miglioramento del sistema idrico e di depurazione in tutta la regione. Questa mattina nella sede di Viale Bovio, appunto della regione Abruzzo, il presidente della giunta, Luciano D'Alfonso, ha presentato la firma di 35 convenzioni con altrettanti soggetti attuatori per un totale appaltato di 117 milioni di euro. Vediamo.
35 convenzioni per altrettanti interventi sul sistema idrico integrato abruzzese. A disposizione ci sono oltre 117 milioni a valere sui fondi del Masterplan. A firmare le intese sono stati il presidente della regione Luciano D'Alfonso e il direttore dell'ERSI Tommaso Di Biase. Sono previsti 14 interventi in provincia dell'Aquila, 10 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo e 8 in provincia di Pescara. Soggetti attuatori nella quasi totalità dei casi, le società che gestiscono il ciclo idrico nei diversi territori, cioè ACA, CAM, SASI, Ruzzo, GSA e SACA, mentre altri 5 interventi saranno eseguiti direttamente dai comuni e 2 dalla provincia di Pescara. Complessivamente la regione ha programmato 50 interventi sul ciclo idrico per un investimento di 145 milioni di euro, di questi 7 sono già in corso. Ai fondi del Masterplan vanno aggiunti 170 milioni di euro che sono destinati al servizio idrico integrato, ma sono finanziati attraverso il decreto Sblocca Italia e il recupero di stanziamenti precedenti. Io adesso ho raccomandato e richiesto sfrontatezza lavorativa, cioè non è che questi denari si fermano nei fascicoli, vengono aggiudicati alle imprese e nessuno monitora o controlla o esige, deve scattare proprio un cantiere di esigenti e sfrontati che ogni settimana verifica come procede la produzione di cantieri. Si avvicina la proclamazione degli eletti il prossimo 23 di marzo e allora D'Alfonso sul suo nuovo ruolo in Senato e sulle dimissioni che continuano a chiedergli dall'opposizione commenta così. Al Senato voglio andare a fare il falegname a favore delle aspettative degli abruzzesi. Sarò un cercatano incredibile di norme a favore dell'Abruzzo e di risorse ulteriori finanziarie. Ma io sono, diciamo, uno studente che coltiva la passione per l'immissione. Io mi immetto nel ruolo, non conosco l'istituto della dimissione. Nuovo senso civico, stazione ornitologica abruzzese Onlus e Forum H2O diffidano il Ministero dopo la decisione della proroga sul progetto di perforazione Elsa 2 in Adriatico. Vediamo. Arrivano le diffide al Ministero per la proroga che il Ministero stesso De Santis ha dato per il progetto Elsa 2. Come mai questa decisione? Perché veramente non capiamo su quali basi giuridiche, perché da 2 anni e 2 mesi esiste il divieto di perforazione di pozzi all'interno delle 12 miglia e il progetto Elsa 2 è proprio all'interno di questa fascia, molto vicino a Francavilla, e insomma non capiamo come sia stato possibile dare già 2 proroghe, adesso arriverebbe la terza perché la richiesta qualche giorno fa la società Petroceltic, che è titolare del permesso di ricerca. Ecco, noi diciamo al Ministero che deve assolutamente negare ulteriori proroghe e far decadere il titolo minerario come prevede la legge. Poi c'è tutto l'aspetto invece della prospezione, cioè della ricerca su tutto l'Adriatico, su cui ci sono purtroppo 9 progetti, oltre quello della Spectrum, che, di cui si è discusso in questi giorni, che purtroppo ha avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato sulla valutazione di impatto ambientale. Beh, ci sono altri progetti e praticamente coprono l'Adriatico da Rimini fino al canale di Otranto. È pazzesco che l'Adriatico debba essere, diciamo, indirizzato verso un destino minerario per gli idrocarburi nei prossimi addirittura decenni, perché qua stiamo parlando delle prospezioni, quindi della prima fase, poi potrebbero arrivare piattaforme. Ecco, noi diciamo che questa tecnica è molto dannosa per la fauna marina, per la pesca, per il turismo, e quindi è il caso di abbandonare questi progetti, e si può ancora fare perché l'autorizzazione finale non è ancora arrivata. Spostiamo a Teramo adesso perché è nato un comitato referendario costituito da tante associazioni culturali, tra cui Teramo Nostra, che chiede di indire un referendum popolare per decidere sul recupero dell'antico teatro romano. L'idea è quella di istituire un forum dei cittadini per scegliere le soluzioni migliori per il restauro del prezioso bene archeologico. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Sul recupero del teatro romano di Teramo devono poter decidere i teramani, è il simbolo della loro memoria storica, della grandezza della cultura di questa città. L'unica strada possibile è il referendum popolare che imponga alla prossima amministrazione comunale l'istituzione di un forum dei cittadini per giungere ad una decisione condivisa.
È questa l'idea di un nutrito numero di associazioni locali, tra cui Teramo Nostra, che ha costituito un comitato referendario presieduto da Carlo Di Marco, docente di diritto pubblico all'Università di Teramo. Professore, dopo tanti anni che si parla del recupero di questo teatro romano, è possibile che dobbiamo chiedere un referendum ai cittadini? Ma questo è stupefacente perché che i cittadini possano e debbano avere voce in capitolo nella scelta del recupero di un bene comune dovrebbe essere una cosa talmente de plano, dovrebbe essere una cosa talmente normale per chi conosce almeno i principi fondamentali della Costituzione sui beni comuni, sui beni culturali, che stupisce anche noi che invece dobbiamo ricorrere ad un referendum per imporre un forum cittadino. Non pensate che i cittadini forse non sono tanto competenti? I cittadini non sono stupidi innanzitutto, ma poi fra i cittadini ci sono tantissimi competenti, ci sono tantissime risorse, non è più come una volta quando i cittadini erano completamente ignoranti. Oggi invece questa grande risorsa che sono i cittadini deve essere messa in condizione di poter avere un ruolo attivo, partecipativo e di controllo su tutte le scelte dell'amministrazione comunale. Voi che cosa temete in particolare che possa accadere per quanto riguarda il recupero del teatro romano? Che possano prevalere interessi occulti, che possa prevalere diciamo così, la non volontà di una classe politica che è orientata all'autoreferenzialità. Temiamo che il recupero e il restauro di questo bene comune debba soccombere alle logiche partitiche deleterie e dannose che fino ad oggi questa classe politica ha dimostrato di privilegiare. In particolare cosa? Forse il non abbattimento dei due palazzi? Forse il non abbattimento dei due palazzi. Copertura sì, copertura no, abbattimento meno dei palazzi Adamoli e Salvoni, realizzazione di nuovi posti a sedere a completamento dell'antico anfiteatro. Sarà difficile mettere tutti d'accordo su quale stile adottare per il recupero definitivo dell'antico teatro romano di Teramo. Intanto, affinché il referendum popolare sia valido, dovranno votare almeno 5.000 cittadini. E a Teramo rimaniamo perché i comitati di quartiere portano all'attenzione della struttura commissariale che attualmente governa la città dopo la caduta della giunta Brucchi le criticità della passata amministrazione nel settore dei progetti e delle opere pubbliche. Sotto la lente di ingrandimento ci sono temi storici, dal contratto di quartiere Cona alla delocalizzazione della centrale elettrica, passando appunto per il mancato recupero funzionale del teatro romano, fino alla riqualificazione del mercato coperto. Vediamo. Questa è una città che sta soffrendo terribilmente la mancanza di opere pubbliche. Vuoi perché non vengono progettate e quindi non vengono finanziate e vuoi perché se finanziate non vengono eseguite per mancanza, diciamo, di interventi di tipo amministrativo. Abbiamo un elenco abbastanza numeroso di opere pubbliche di cui si è in attesa di realizzare. Parliamo del mercato coperto, parliamo del teatro romano, del contratto di quartiere Cona, della centrale elettrica, di tutti gli edifici comunali che sono stati danneggiati dal sisma, quindi c'è su Teramo un insieme di risorse pubbliche da destinare che però gli uffici non adempiono nei dovuti modi, nei tempi desiderati. Quindi la protesta è questa, la protesta è che se queste risorse non vengono utilizzate c'è qualche possibilità che quantomeno queste risorse vengano annullate, in maniera particolare quella del contratto di quartiere Cona, di cui io sono il presidente, e quelle della centrale elettrica della Cona. Lì basterebbe che il comune, per quanto riguarda la centrale elettrica della Cona, facesse un tavolo, convocasse un tavolo tra tutte le parti affinché si facesse un accordo di programma e una convenzione. Ciò che io ho chiesto più volte con svariate note, a cui il Comune purtroppo tarda a realizzare. Quindi questo insieme di cose noi lo vogliamo denunciare anche al commissario affinché dia una svolta efficace ed efficiente a un'azione amministrativa invece che inerte.
A Fossa Cesia i residenti di via Bonavia aspettano i fondi necessari ad arginare il dissesto idrogeologico. In arrivo 1 milione di euro per consolidare una parte della frana. Vediamo il servizio. Dissesto idrogeologico più frane che nel passato hanno invaso addirittura la provinciale Fossa Cesia Rocca San Giovanni, 10 famiglie in apprensione che più volte sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni e via Bonavia a Fossa Cesia a necessitare di interventi urgenti, come più volte sollecitato dall'amministrazione comunale, per consolidare un costone di arenaria sempre più fragile. Finalmente la Regione ha informato che l'Agenzia per la Coesione sottoscriverà l'accordo per sbloccare i fondi da tempo promessi per il finanziamento che arginerà parzialmente il dissesto. Si tratta di 1 milione di euro, ma in futuro occorreranno altri fondi per mettere in sicurezza l'intera zona. 1 milione, una somma non sufficiente per completare tutti gli interventi in via Bonavia. Certo, inizieremo a rendere efficace la spesa consolidando una parte importante soggetta ad una frana oramai da molti anni. Ovviamente continuerò a insistere per ottenere ulteriori finanziamenti, intanto noi siamo andati avanti per la progettazione esecutiva. Nel marzo 2015, a causa del maltempo che provocò nuovi smottamenti, proprio il primo cittadino fu costretto a emettere un'ordinanza per lo sgombero e il divieto di utilizzo delle aree dei manufatti presenti lungo la strada. Lo scorso anno via Bonavia ha subito ulteriori significative e preoccupanti erosioni. Il sindaco dovette prendere una nuova decisione per lo sgombero delle abitazioni. La frana inoltre causò il distacco di grossi massi che finirono di cadere sulla sottostante strada provinciale. Il comune di Giulianova ha approvato il bando per l'assegnazione degli alloggi popolari 2018. Per perfezionare il bando occorrerà che l'ufficio politiche della casa dia seguito, sulla scorta della delibera di giunta, all'iter amministrativo che condurrà quindi alla pubblicazione. Il bando prevede la riserva del 15% degli alloggi all'emergenza abitativa, il condominio solidale e una particolare attenzione alle richieste degli anziani e dei portatori di gravi handicap. Ascoltiamo l'assessore all'edilizia popolare Cristina Canzanese. I criteri di assegnazione sono sempre gli stessi perché gli uffici si sono attenuti alla legge regionale del 96, numero 96, che fa in modo di tutelare le persone più indigenti e quelle più svantaggiate, quindi quelle persone che sono portatrici di handicap, quelle persone in cui nel nucleo familiare non hanno reddito o quantomeno un reddito molto, molto basso. E il bando verrà messo a disposizione di tutta la cittadinanza giugliese a breve termine, quindi tutti coloro che volessero partecipare possono acquisire tutti gli elementi sul sito e quindi presentare la domanda che verrà poi valutata e in seguito si andrà per l'assegnazione. Apriamo adesso la pagina dello sport, partendo ovviamente con la Serie B. Dal Pescara oggi doppia seduta per i biancoazzurri, differenziato per Filippo Falco, preoccupa Mazzotta che potrebbe saltare il match di domenica al pari di Ugo Campagnaro e di Proietti che invece sono sicuri assenti. È recuperato Valzania, fresco di convocazione in Under 21, motivo per il quale salterà la gara casalinga con l'Empoli. Il Delfino continua così la preparazione della delicata sfida del Partenio Lombardi contro l'Avellino. Le due squadre non se la passano bene ed una eventuale sconfitta potrebbe incidere pesantemente nell'economia della stagione di entrambe. Il servizio di Andrea Costantini. Anche se le previsioni meteo annunciano maltempo, sarà un pomeriggio infuocato quello di domenica al Partenio Lombardi, quando alle 17.30 andrà in scena il match tra Avellino e Pescara. Per i biancazzurri è davvero un momentaccio che neanche il cambio in panchina ha lenito. In terra irpina il Delfino ha l'impellenza di interrompere la serie di 3 sconfitte consecutive, la prima delle quali ancora con Zeman in panchina, le altre 2 casalinghe con la gestione Epifani. Il neotecnico ha l'esigenza di trovare i primi punti affinché
affinché il finale di campionato non si trasformi in un inaspettato calvario. La squadra dovrà intanto dimostrare di aver assimilato i repentini cambi di assetto tattico voluti dall'ex allenatore del San Nicolò. In queste sedute il lavoro è orientato al 3-5-2 in continuità con quanto visto col Carpi e dovrà dimostrare di sapersi calare nella parte di chi deve guardarsi di più alle spalle che avanti, perché questa è ora l'esigenza richiesta dalla classifica, con un vantaggio di appena 3 punti dalla zona play-out. Peraltro il Pescara scenderà in campo conoscendo quasi tutti i risultati di giornata, aspetto che potrebbe mettere ulteriore pressione sui biancazzurri. L'Avellino però non se la passa meglio. La lite verbale tra il tecnico Novellino e alcuni tifosi durante la seduta di allenamento di 2 giorni fa la dice lunga sulla tensione che regna tra gli irpini, usciti sconfitti malamente dal derby di Salerno, con una classifica non bella e diverse assenze da fronteggiare. Novellino si gioca la panchina proprio col Pescara, che dunque potrebbe approfittare di questa poca serenità degli irpini e con uno stadio che potrebbe rivelarsi anche nemico dei giocatori avellinesi di fronte alle prime difficoltà. La posta in palio dunque è molto alta. Il Pescara poi se la vedrà con il fortissimo Empoli all'Adriatico Cornacchia, quindi 2 trasferte a Brescia e Palermo, impegni cui sarebbe pericoloso arrivare con un'altra sconfitta sul groppone. Epifani e il Delfino si giocano tanto. Mancheranno Proietti e Campagnaro, recuperato Valzania, da valutare Falco, stamani palestra per lui, e Mazzotta, con quest'ultimo a forte rischio. Potrebbe toccare a Crescenzi, con Balzano riportato a destra e Fiamozzi in panchina. Tornerà Bovo, che partirà dalla panchina. Tanti dubbi in attacco, forse sciolti nella rifinitura di domani. Nell'Avellino out per squalifica Molina e Asensio e per infortunio Giuliano e Lasic, in dubbio Moretti. Novellino si affiderà all'estro di Bidawi sulla fascia e punterà su Ardemagni al centro dell'attacco, giocatore tuttavia finito nel mirino dei tifosi nell'ultimo periodo. In Serie C invece domenica il Teramo affronterà l'Albino Leffe allo stadio Bonolis. Qualche problema di formazione per Ottavio Palladini, perché Ilari e Bacio Terracino non si sono allenati col gruppo nemmeno questa mattina e la loro presenza è in forte dubbio per la partita di dopodomani. Tecnico biancorosso ha provato il 3-5-2 con Sales nel trio difensivo al posto di Milillo e il rientro di Amadio al centro del campo. La coppia d'attacco potrebbe essere quella formata da Gondò e San Domenico. Non partirà almeno dal primo minuto Alessandro Fratangelo, che tuttavia ha fiducia nell'allenatore del Teramo nel percorso di crescita suo all'interno della squadra. Lo ascoltiamo. Ma io do piena fiducia al mister, i miei obiettivi sono quelli di crescere e di dare una mano alla squadra, quindi do fiducia al mister e appunto pongo la mia fiducia al mister e sul fatto di farmi crescere, quindi se per mister dice che devo fare mezz'ora, devo entrare e spaccare la partita, io faccio il possibile per farlo, per raggiungere appunto il mio obiettivo di crescere e di aiutare la squadra. Beh, io ho fatto, da quando sono piccolo ho fatto tanti ruoli, con esterno, trequartista, prima punta, più o meno prima punta, ho giocato quasi sempre di più prima punta, però nell'ambito della prima squadra fare la prima punta è molto difficile, perché comunque ci sono difensori che hanno molta esperienza, quindi è difficile anche proteggere palla, prendere palla di testa, e quindi è un po' più difficile, però comunque io do il massimo, quello che ho sempre fatto. Ma con il mister Palladini sì, sto trovando anche più continuità, poi mi sono ripreso all'infortunio a gennaio, quindi ho ripreso appunto col mister Palladini, ho ripreso a giocare. E sì, comunque sto trovando più continuità e mi sento anche più sereno su questo punto di vista, sì. Sì, un punto per dare continuità, comunque abbiamo vinto una partita a Padova e poi abbiamo pareggiato qui, anche se è stata un po' amara come partita pareggiata, perché comunque siamo stati messi in campo meglio del Sant'Arcangelo, abbiamo avuto più occasioni da gol, abbiamo giocato meglio la palla, loro non sono quasi mai arrivati in porta, però comunque è stato un pareggio meritato, dobbiamo pensare che abbiamo comunque fatto bene, quindi non ci dobbiamo rattristrire.
È una partita molto difficile, però visto che noi giochiamo in casa abbiamo l'aiuto del pubblico e quindi dobbiamo cercare di non perdere e di appunto raggiungere anche quel che è il nostro obiettivo, cioè la salvezza. E domenica torna la Serie D dopo la settimana di pausa per il torneo di Viareggio e il clou per quanto riguarda la nostra regione sarà il derby dello Stadio dei Marsi tra Avezzano e Francavilla. I biancoverdi che hanno recuperato domenica scorsa contro il Castelfidardo possono recriminare sulla direzione arbitrale. Sentiamo in casa marsicana il centrocampista Federico Cerone per parte giallorossa. Come presenta il match il vice allenatore del Francavilla, Gianluca Temellin? Innanzitutto le sensazioni al rientro sono state positive, ma più che per merito mio o a causa mia, penso dell'ottima prestazione che ha fornito la squadra su un campo difficile contro una squadra che aveva un trend positivo e non aveva perso in questo 2018 da penso 8 o 9 partite e quindi era sicuramente una partita difficile. Sì, sono contento della prestazione, come ho detto, della squadra e mi sono sentito bene dal punto di vista fisico a rientro perché avevo lavorato molto con il preparatore e con lo staff medico durante questo periodo di pausa forzata e che mi ha consentito di presentarmi al meglio al rientro. Per quanto riguarda la punizione, è stato molto bravo il portiere che dopo aver toccato l'incrocio l'ha deviata anche lui, quindi hanno fatto i complimenti anche a lui. Fino a quel momento il direttore di gara ha fatto una buona partita, però penso che il suo rigore abbia preso un abbaglio. Non è la prima volta che capita di avere questi episodi a nostro sfavore, anche domenica scorsa sono stati negati due rigori colossali contro il Fabriano e domenica ce n'è stato dato uno contro veramente penso incredibile perché sia Lombardo che Agatula, adesso non ricordo bene, non hanno nemmeno sfiorato il giocatore che tra l'altro a fine gara ci ha anche ammesso che non era rigore ma è stata un'ingenuità dell'arbitro. Ma su cosa dobbiamo fare ci penserà il mister durante la settimana. Sicuramente affrontiamo una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Io lo dico da inizio anno, sono una squadra forte, si sono rinforzati ancora di più nel mercato di dicembre e gennaio e quindi sarà veramente una partita difficile e come detto prima sicuramente la prepareremo al meglio col mister nella settimana. Gianluca Temellin, allenatore in seconda del Francavilla Calcio, bussa alle porte la 27ª giornata nel derby con l'Avezzano. Intanto fino a questo punto facciamo un bilancio di questo Francavilla da inizio anno. Ma c'è stata sicuramente una crescita esponenziale perché come hai detto tu siamo partiti veramente in netto ritardo rispetto a tutte le altre società che hanno avuto modo di programmare la stagione già da maggio come funziona nel mondo del calcio, quindi penso che fino a questo momento abbiamo fatto dei grossi passi da in avanti e cerchiamo di finire bene in questa stagione che comunque adesso in queste ultime 8 partite cercheremo di centrare questo obiettivo che ci siamo prefissati che sono i playoff. Che idea ti sei fatto di questo campionato? Un campionato difficile, uno dei più difficili anche come girone? Ma un campionato sicuramente difficile, soprattutto per noi abruzzesi che ci sono 8 compagini, quindi ci sono tanti derby ma ripeto, soprattutto in questo ultimo periodo dove comunque i punti contano molto, ripeto che è un campionato molto difficile, ecco, è livellato. Ecco, domenica c'è l'Avezzano, che partita sarà? Sicuramente sarà una bella partita perché comunque sia l'Avezzano che noi siamo due squadre che giocano un buon calcio e quindi sarà un derby molto, molto bello. Ecco. Come arriva la squadra alla gara? La gara ci stiamo preparando molto bene. Comunque il nostro spirito è sempre quello di andare per giocare per vincere e sicuramente faremo un'ottima partita. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata.